quello che si sta cercando di fare con questa coraggiosa iniziativa del professor Zacchini è una consapevolezza che si può fare qualcosa attraverso il sapere, il saper fare, ma il saper fare bene, nel rispetto degli altri anche. Questo è un concetto filosofico che in un carcere ci ha portato veramente, come una nave corsara che ha portato una libertà di pensiero che prima non avevamo. È stata dedicata all'inclusione sociale la notte dei ricercatori ad Arezzo, l'iniziativa della Commissione europea che si è svolta venerdì 30 settembre in contemporanea in 300 città dell'Unione europea. Ad Arezzo a fare da sfondo agli eventi il campus universitario del Pionta per due occasioni di confronto sull'utilità della ricerca declinata nel suo valore sociale ed etico. Ed è questo il nostro scopo, rendere la filosofia qualcosa di tangibile e di utile nella vita quotidiana, portando la filosofia in un contesto che non è quotidiano, comunque è un contesto fuori dall'ordinario. Il primo incontro si è strutturato attorno al tema dentro e fuori le mura, quelle del carcere e quelle del manicomio, per far emergere così il ruolo della ricerca come strumento di inclusione e di emancipazione. Questo progetto guarda a recuperare questo, cioè a recuperare e a proiettare nel futuro gli strumenti attraverso i quali noi possiamo supportare, per esempio, le nuove generazioni di malati psichiatrici. A volte, quando si parla del malato, è un malato decontestualizzato, universalistico. Che vuol dire avere la schizofrenia 30 anni fa e averla ad oggi? Con l'associazione dei genitori, con l'associazione dei cittadini, con una certa sensibilizzazione. E questo è un problema che noi ci poniamo e a cui vogliamo dare un contributo. È stato poi presentato il progetto Filosofia in Carcere, già iniziato presso la casa circondariale di Arezzo. Non solo la qualità della vita, ma anche la capacità di affrontare un problema non solo attraverso un impatto emotivo, ma anche attraverso un vaglio razionale, dialogico, condiviso e nel rispetto sempre delle opinioni di tutti.